Venditalia 2022 continua. Oggi si parla di acqua. Siamo allo stand di BVT, la filiale italiana della multinazionale della filtrazione dell'acqua, e siamo in compagnia di Sergio Barbarisi, il responsabile per l'Italia dell'azienda e anche responsabile dei clienti internazionali. Sergio, bentornato dopo tanto, tanto tempo sugli schermi di Venni TV. Grazie Fabio, sì effettivamente è tanto tempo che non ci vediamo ed è Venditalia, è un'occasione perfetta per rincontrarci tutti. Puoi immaginare la mia contentezza, poi io sono un uomo che ama stare a contatto col pubblico, quindi immaginati quanto sono contento anch'io di vedere tutti. E eccoci qua. Ecco, tu sei un uomo da contatto umano, abbiamo atteso un po', non lo nascondo, prima di intervistarti, proprio perché passavi da una persona all'altra, tra quelle che desideravano maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti, la cui gamma state presentando qui, rinnovata, aggiornata e corretta, perché il mondo della filtrazione continua ad evolvere. Hai detto giustamente, rinnovata, aggiornata, corretta, nel senso che la corretta lettura di un mondo, anche del vending che si evolve, è necessaria per poter evolvere i nostri prodotti. Diciamo che per quanto riguarda la gamma della filtrazione acqua relativa al mondo del caffè espresso e anche non, anche caffè filtro, perché è un mondo anche questo che sta crescendo molto, perché l'internazionalizzazione dei mercati porta anche i nostri ragazzi, che sono i prossimi lavoratori, a cambiare anche i gusti del caffè, quindi il caffè non è più solo per noi l'espresso, ma comincia anche a essere il caffè filtro che ha bisogno di una sua filtrazione specifica. Diciamo che un po' di assestamento su quella parte della filtrazione dell'acqua calda per il caffè c'è, anche se il punto forte nostro rimane la filtrazione con l'aggiunta di magnesio, che ha dato prova ormai in questi anni di essere il booster, quello che riesce a agganciare il più possibile le sostanze nobili che ci sono nel caffè macinato e che generano poi le sensazioni piacevoli quando si beve in tazza, che sono poi la florealità, la fruttosità di certi caffè. Quello che posso dirvi che c'è veramente di nuovo qui è una gamma molto ampia per la filtrazione acqua per i dispenser dell'acqua, perché anche questo nel mondo del vending è una novità. Una novità nel senso che è il mondo che si evolve e il vending è chiamato a mutare un pochino le sue abitudini. Voglio dire, lo spiego un pochino meglio. Esiste una normativa europea sull'acqua potabile che è il seguito di un'iniziativa popolare che ha portato addirittura 2 milioni di firme al Parlamento europeo per avere l'acqua disponibile pubblica dappertutto. Questo cosa provocherà? Provocherà che nel futuro prossimo avremo sempre più dispenser dell'acqua nei luoghi pubblici. Vediamo già tanti ragazzi, li avete visti anche tu sicuramente, che circolano ormai con le borracce attaccate alla cintura o allo zaino. Questi ragazzi cosa vogliono? Vogliono acqua pubblica, buona, sono disposti anche a pagare per l'acqua filtrata correttamente, ma l'acqua la vogliono disponibile. La Comunità Europea ha recepito questo bisogno e quindi con la normativa 2184 del 2020 ha normato per fare in modo che in tutti i luoghi pubblici ci sia l'acqua disponibile. Ora, se ci fermassimo ai luoghi pubblici sarebbe un errore, perché sicuramente anche i datori di lavoro di determinate companies cominceranno a dare magari come benefit ai propri dipendenti almeno l'acqua magari in vendita libera, o magari sarà l'azienda che contribuirà e che farà il contratto col gestore per pagarlo per questo servizio dell'acqua, che sarà liscia, fredda, gasata, addizionata di aromi come il dispenser che sta alle mie spalle, che è comunque una cosa interessante per ricavare anche del fatturato dalla vendita di acqua. Ora, questa è un'esigenza, quella dell'acqua, che è nuova. L'acqua fino ad oggi è sempre stata giustamente in bottiglia perché è sicura, è un'acqua prodotta da grandi aziende, però c'è questo bisogno dei dispenser dell'acqua e noi siamo pronti con una gamma di filtri che va dai filtri carbone attivo di varie dimensioni, passando per i filtri per l'acqua fredda con aggiunta di magnesio o magnesio e zinco, fino ad arrivare ai filtri che abbiamo solo noi in sostanza in questo settore, che sono i filtri a fibre cave, che sono i filtri che hanno una porosità talmente bassa che riesce a fermare addirittura le cariche batteriche, quindi rendendo anche acque leggermente insicure, le rende anche bevibili, disponibili per essere pronte per bere.
E diciamo dunque che voi davvero ne avete per tutti i gusti, parlando di acqua che in ogni caso non ha mai un gusto predefinito. Ne abbiamo per tutti i gusti e per tutti i colori, perché l'idea del codice colore che oggi si vede anche da altre parti della filtrazione è stata un'invenzione di BWT 15 anni fa, cioè identificare per una pronta riconoscibilità da parte del cliente ogni tipo di filtro con un colore, quindi il grigio è il carbone attivo, il celeste è la decarbonatazione, l'oro è il magnesio, il rosso è l'acqua da bere con magnesio sui dispenser, il verde è la rimineralizzazione, cioè tutti i gusti e tutti i colori. E allora, per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano maggiori informazioni rispetto a tutta la vostra gamma che è sempre più ampia, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e magari il vostro sito sul quale è possibile riconoscere tutte le qualità, l'intera gamma della filtrazione BWT? I siti e gli indirizzi sono molteplici, diciamo che www.bwtitalia.it è un sito, c'è anche www.waterandmore.it, così come c'è come indirizzo per scrivere info@waterandmore.it, e da lì noi arriviamo poi con il contatto al cliente, se no chiamano me. Eccolo, me l'aspettavo. Sergio, sì. grazie per il tuo contributo che è sempre graditissimo. Noi parleremo successivamente su Vending News, la nostra rivista di informazione bimestrale dedicata alla distribuzione automatica di Sergio Barbarisi e soprattutto di BWT con le sue soluzioni per la filtrazione dell'acqua. Sergio, grazie. Grazie a te, Fabio. E ben ritrovato.